Con noi l'avvocato Salvatore Pecoraro, presidente del consiglio direttivo del comitato di GBLabib Caltanissetta. Avete fatto una manifestazione particolare per richiamare l'attenzione dell'amministrazione comunale sulle buche presenti a GBLabib. Devo dire che questa è stata una mia iniziativa estemporanea, nel senso che anche gli altri componenti del direttivo non ne sapevano niente. Questo perché? Perché all'interno del direttivo ci sono persone che con la giunta ci vanno d'accordo, o quantomeno cercano di andarci d'accordo, insomma ci stanno bene. E io non volevo mettere in imbarazzo nessuno, quindi è un'iniziativa mia. Mi sono messo la bella maglietta che noi abbiamo, quella del comitato, e insieme al mio figlioletto, a mio figlio, ieri pomeriggio abbiamo deciso di andare a passare una mezz'oretta, diciamo, sotto il sole. Siamo andati quasi al tramonto perché erano le 19 di pomeriggio e niente, abbiamo un po' preso il consenso di tutti quelli che passavano con le macchine. E, diciamo, cosa c'era scritto nel tabellone? Ma io vi ho mandato la foto, era buca a rufolo, pericolosissima, punto esclamativo, è in carica da 2 anni, come la giunta attuale, cioè in carica da 2 anni. Adesso io credo che il vaso sia colmo, anche perché con la giunta Campisi e anche con la giunta Messana era nel piano triennale delle opere pubbliche. Poi praticamente su iniziativa, tra l'altro, di un personaggio che con Caltanissetta non c'entra niente, riferisco all'onorevole Vladimiro Crisafulli, che con i suoi peones di Caltanissetta fece una riunione alla Forestale dove presentarono questo progetto di strada bellissimo con finanziamento regionale, tutto sembrava che andasse per il meglio. E allora intanto la giunta di Caltanissetta, l'amministrazione di Caltanissetta, la tolse dal piano triennale delle opere pubbliche, perché visto che la stava facendo la regione, ma la regione non l'ha mai fatta, e quindi noi ci ritroviamo con una strada non percorribile. Tante volte ci sono, io qualche volta che verrà qualche pullman di turisti, perché la zona di GBLabib è segnata nelle carte turistiche, che vogliono visitare praticamente questa bellissima altura, arrivano lì al bivio dove c'è Yukulia e GBLabib e si fermano, perché non possono andare avanti i pullman. Noi acqua, come sapete, non ne abbiamo. Non abbiamo l'acqua corrente, nel senso che ci riforniamo sempre con autobottisti privati, e qui stiamo facendo anche un'azione perché abbiamo ricercato il colloquio con Caltacqua, ma visto e considerato che nemmeno i telefonisti ci rispondono e non mi dicono nemmeno il nome, dico scusi, ma lei chi gliel'ha messa lì a dare informazioni? Se io le sto chiedendo chi è il capo dell'ufficio tecnico e lei non me lo vuole dire, e allora dico guardi, c'è qualche cosa che non quadra. Dico, perché allora Caltacqua capisce solo la carta bollata, dobbiamo arrivare sempre alla carta bollata. Non è la prima volta che denunciamo Caltacqua, la faremo ancora, non ci sono problemi. Come citeremo il comune di Caltanissetta, perché stiamo dando una perizia a un ingegnere per vedere questo percorrendo 4 volte al giorno questa strada, quando incide rispetto alle normali autovetture che percorrono delle strade normali, e dopodiché gli presentiamo il conto.